cose putative. Già nello scorso
No, quantomeno ci aspettavamo
incontrazione, modalità di gestione dell'entrata comunale e patto di indirizzo dal 2020 con l'approvazione del nuovo regolamento delle gestione delle entrate. Noi nell'articolo 10 di quel regolamento abbiamo previsto che tutto ciò che riguarda, ecco, la gestione delle entrate passasse per consiglio e non più per un atto di giunta comunale. Quindi stasera noi proponiamo, alla luce di un'analisi che è stata fatta e tenendo conto che la scadenza del 1/12 l'affidamento del servizio di riscossione del COM, una proposta quindi per dare l'indirizzo al responsabile del servizio finanziario di verificare quali sono le condizioni migliori per l'ente in termini economici e organizzativi, quindi dal punto di vista anche di una struttura organizzativa, e abbiamo anche degli indirizzi al responsabile del servizio. Ripeto, questo si ritiene necessario alla luce dell'articolo 10 del regolamento, mentre nel passato questo avveniva o con atto di giunta o con atto monocratico dello stesso responsabile del servizio finanziario. Quindi io propongo al Consiglio di deliberare di prendere atto della relazione che avete avuto modo di leggere sulla capacità di riscossione dell'entrata del comune dei dati sottoscritti dal funzionario responsabile dell'area economico-finanziaria e di condividere per la soluzione gestionabile prospettata. In partire pertanto dal funzionario responsabile dei seguenti indirizzi per lo svolgimento delle attività gestionali di sua competenza, individuare un operatore in possesso, oltre che dei necessari requisiti di legge, di comprovata esperienza e comprovata incompetenza in materia di gestione delle entrate, tenendo conto anche della struttura organizzativa aziendale e dei servizi aggiuntivi che può offrire, possibilmente selezionata fra le aziende primarie di rilevanza nazionale del settore, di stabilire come durata della concessione un periodo non superiore a 3 anni, di prevedere nel capitolato speciale o in altro equivalente documento inerente alla procedura di selezione e affidamento l'obbligo in capo all'operatore economico di garantire con proprie risorse materiali e tecnologiche i servizi di front office per almeno un giorno alla settimana in presenza presso il comune, di bonifica e aggiornamento banche dati, di liberazione e censimento dei cesti disponibili, servizi online ai cittadini, contribuenti, utenti, numero verde dedicato, carta dei servizi, servizi di postalizzazione, notifiche e gestione del contenzioso, stabilire tenendo conto dell'entità e della complessità dell'attività di accertamento e riscossione che del rischio operativo che ovviamente viene trasferito interamente in capo al concessionario, un compro compenso, un aggio da applicare e trattenere sulla somma accettata, sorta capitale più sanzioni più interessi ed effettivamente riscosso ovvero senza aggravio economico per il contribuente, nessun minimo garantito né altro compenso corrispettivo o con rimborso dovrà essere previsto per il concessionario. Prego. Allora, potremmo deliberare? Rifondizione e razionalizzazione delle partecipazioni possedute al 31/12/2022 da parte del Comune. Non è cambiato nulla rispetto al passato. Noi abbiamo l'elenco delle partecipazioni, maggior parte delle quali sono quasi, alcune sono obbligatorie. Abbiamo Consa, Chies, Infrastrutture, il Comune di Dino 84 azioni corrispondenti ad euro 1.400 pari all'1,88% del capitale, Asmenet Campania, in cui il Comune detiene attualmente una partecipazione dello 0,11% del capitale sociale per un totale di 234 euro, Galba Modigliano, la città del quattro paesaggio, in cui il Comune detiene una quota dello 0,325% del capitale sociale pari a un totale di euro 500, secondo delibera del Consiglio Comunale numero 15 del 2016, patrimonio netto al 1/12/2016.
abbiamo poi Consalt gestioni idriche, questo è la cosa più importante, in cui il Comune detiene una quota pari all'1,86 del capitale sociale, fondo di protezione per un totale di 267.000 euro, autorità di bacino a ambito sede, consorzio del servizio idrico integrato, in cui il Comune detiene una quota pari allo 0,2648% del capitale per un totale di 497,53 euro, consorzio centro sportivo meridionale, in cui il Comune detiene una quota pari al 3,70 del capitale sociale per un totale di 42.486,73 euro, consorzio ASMEZ con sede a Napoli, in cui il Comune detiene una quota pari allo 0,070 del capitale sociale, quindi per una quota di 537 euro, Pluriacque SCPA, in cui il Comune detiene indirettamente una quota del capitale sociale per il tramite Consalt gestioni idriche, Esco Cilento Severiano, in cui il Comune detiene indirettamente una quota del capitale sociale per il tramite Consalt gestioni idriche SPA, ambito territoriale ottimale Salerno, e nell'ambito della gestione integrale dei rifiuti, quota di fondo di dotazione del Comune 1.168 euro e in Ippico Campano, quota fondo di dotazione del Comune 1.165 euro. Quindi si propone di approvare la ricognizione, ripeto, al 31/12/2022 delle società in cui il Comune detiene partecipazioni dirette o indirette, così come analiticamente espresso, di prendere atto che la ricognizione effettuata non comporta l'adozione di un piano di razionalizzazione per i motivi espressi, di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmato per le azioni di intraprendere da parte degli enti delle società partecipate e di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipanti del Comune, di aggiornare i dati presenti sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa alla direzione periodica della partecipazione pubblica, di incaricare i competenti uffici comunali di attivare le necessarie procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato. Su questo, al di là dell'atto puramente, diciamo, tecnico, di capitolazione di quello che abbiamo, quindi di conferme di questi poteri che abbiamo, gran parte obbligatorie, fra le tante, anche quella che preoccupa molto e che è in continuo sviluppo, trattativa, è proprio quella del consorzio Salerno 3. Perché è quella dove si sta parlando molto, dove non si trovano soluzioni e soprattutto dove abbiamo un debito. Bisogna stare attenti, debito che abbiamo anche creato, abbiamo compartecipato, abbiamo contestato da una vita e dove sei nato sempre la discussione. Ci mancherebbe, specie, vabbè, su sto fatto è inutile dire che sono stato proprio quello che ha rotto, diciamo, tra virgolette, il sistema. Però la cosa che mi preoccupa e che diventa importante è che secondo me, al di là degli incontri fatti naturalmente tra i vari comuni, tra i vari sindaci, tra i vari consiglieri del consorzio, stranamente è l'unico ambito, l'unico ente, l'unico consorzio dove nessuno era presente. Ma un motivo c'era. Il segretario me ne può dare, questo già molto alto, perché era chi diventava poi comune che dovesse prendersi poi tesoreria, un po' come è successo per Sala con il piano di Zona. È chiaro che io su questo argomento, su questa partecipazione purtroppo obbligatoria, mi permetto di dire Michele, che ho fatto guerre già da loro Giovanni Allegro quando facevamo i primi ricorsi. Allora per poter addirittura uscire, ma ci hanno sempre bloccato. Oggi è un ente dove abbiamo un debito enorme, al di là del riconoscimento fra chi effettivamente l'ha fatto, le varie quote, chi ha pagato, insomma, ad avere una responsabilità per la nostra quota in questo ente e una difficoltà a fare la trasformazione. Allora credo che al di là dell'argomento di purtroppo consorzio obbligatorio di partecipazione, io credo che a breve il sindaco debba avere un mandato di scelta.
fa all'interno del nostro comune sulla chiara decisione di che intenzioni ci sono in questo consorzio di voler fare domani. Uno è quello di mantenere il 51% pubblico, il 49% si è privato, per non gestire e per avere i debiti e per determinare la politica. Il secondo è quello al contrario, di avere il 49% meno pubblico e il 51% privato, così effettivamente poi il privato può fare una gestione di quelle strutture, un po' in piccolo che capita anche da noi, e naturalmente il privato poter investire, poter determinare, poter guadagnare. Questa mancata accelerazione, questa mancata, diciamo, soltanto discussione su che si fa, ci sta facendo perdere soldi, ci fa aumentare il peso del debito, che purtroppo grava anche su comuni come Andria Lucana, che non hanno mai utilizzato il consorzio, hanno solo subito il consorzio, ma dovranno obbligatoriamente ripartire un domani i debiti fatti, o in quota, o con partecipazione, qualsiasi, o in numero troccato in abitanti, ma la discussione è quella. Siccome i giochi politici poi sono tanti e diventa difficile poter chiudere un ente, un consorzio, poter attendere che ci sia una pacificazione di un accordo politico, su questo ente riconosciamo subito con chiarezza, fammi dando di forza naturalmente qui nelle trattative e anticipiamo quale possa essere l'idea della FUCA. Io personalmente non sto anticipando adesso, ma sarà, ripeto, discussione che il Consiglio Comunale vorrà fare, tanto che naturalmente il mandato che alla fine deciderete avendo maggioranza. Per oggi è un ente che, se vogliamo far funzionare, se vogliamo far accedere al finanziamento, se vogliamo rendere appetibile al privato, cioè ti faccio l'esempio, io che vengo come privato e dico ok, voglio la gestione dei campi da calcio, voglio la gestione del palazzetto, voglio la gestione del pala dove andiamo a vedere le partite. Se un privato che prende può investire e sa che vuol dire a sua volta utilizzarlo, fittarlo, tutto quello che possa essere, così come la piscina, cioè lì ci troviamo in condizione, no? Salta una parte, la piscina, sei socio, paghi tutto, non sei socio, paghi meno, ti do i soldi a te. E io ho qua un cittadino che me l'ha chiesto, in che comune la devo locale. Ho detto che sbaglia, però fa bene, però il cittadino non capiva. Dico, se dare la compartecipazione che ti devo dare 20.000 euro l'anno per chi si iscrive a nuoto e si iscrivono 5 persone, è preferibile che io pago i 5 biglietti gratis e quei 5 che vanno e secondo me costano 15.000 euro l'anno, sto facendo degli esempi. Però su questa cosa, siccome gli altri dormono e noi siamo quelli che abbiamo non utilizzato ma abbiamo sul portafoglio un debito, usciamo forte, cerchiamo di farlo aprire questa idea, secondo me, ai privati, che possono gestire, far funzionare, pagare un servizio ed il pubblico, e quindi decidere proprio in base, ed il pubblico poter partecipare alla sua quota per avere incontro, l'utilizzo dei cittadini con un pagamento sicuramente più basso rispetto che sia totalmente privato. Dico questo perché poi, sai, non vediamo il piccolo, ci dobbiamo sempre discutere, a parlare, e le cose sono sempre le stesse. Mentre su Consac, sugli altri enti che sono obbligatori, comunque il funzionamento finale delle tariffe dovrebbe essere più basso e più alto, ci sono più o meno degli enti investimenti, dove più dove meno, quello è l'unico ente dove è fermo, dove si pagano stipendi, dove si pagano consigli di amministrazione, non è vero che sono bloccati, e dove ci sono anche una persona che ci crea un debito senza avere un utilizzo. Noi abbiamo anche la fortuna in questo momento di avere il BFL, di avere Sponzino di Sentecchia, la Pallacanestro, la Sport, la Fiorentino, che hanno anche delle figure che possono entrare piuttosto che oggi pagare un fitto che non riesce a coprire nulla, partecipare agli investimenti intesi anche a essere, come dire, sostenuti in modo diverso, e poter allargare questo punto anche al mondo della scuola, che oggi ha paura di entrare nel mondo della scuola, deve entrare per poter partecipare anche a quello che costa, come dice, per discotizzare la mia palestra del paese.
Dio queste cose, ripeto, che sono occulte, sì, ti conferma, sì, obbligatorio, ma se attendiamo i tempi, per la condizione in cui ci troviamo noi, ripeto, di pagare solo debiti e non rispetto ad altri di andare a poter smuovere le cose, fammi un consiglio comunale, fatti promotore di questa cosa, perché alla fine traremo beneficio non solo noi, ma l'intera comunità, visto la fotografia attuale che c'è, perché il fermo conviene agli altri e sicuramente non conviene a noi. Una ricetta di fine anno, se Giuseppe.
ma San Giorgio Vecchio, tu lo sai, Sergio, legato al fatto che quei bilanci ancora non si capisce se sono validi o meno, perché non hanno avuto la ratifica dell'assemblea dei vari consigli comunali presentati. E quindi ancora siamo in attesa di questa pronuncia, perché potrebbe succedere che vengano dichiarati tutti i legittimi bilanci e succedono. No, ma no, noi ancora siamo fermi lì a quella. Grazie.